Era Neruda veramente. E adesso signori è il momento, è il vostro momento, è il momento che salga su questo palco uno di voi. Già la volta scorsa, la settimana scorsa, vi ricordate, c'è stato uno di Brescia. Questa volta è stato sorteggiato ancora uno di Brescia. Il sorteggio ha avuto così un certo Peter dalla provincia di Brescia. Peter, prego! Peter, vieni. Peter! Peter, per favore, aiutami! Peter, 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 Peter! Peter! È emozionato. Non ti emozioni, non ti... No! Ma 20 bambini! Peter, credici, credici, vai! Venga! Peter, un applauso di incoraggiamento a Peter. È come se applaudiste voi stessi. È uno di voi. 5 minuti di notorietà non si rifiutano a nessuno. Allora, Peter, calmo, benissimo. Allora, tu vieni da... Abbiamo ciao detto... a tutti! Se non si capiva. Mi chiamo Peter, vengo da un paese, di diciamo metafora, collina, la montagna, la steppa. Che... La steppa, famosa steppa. Non puoi sbagliare, si chiama Parpo. Parpo, Diciamo che lì purtroppo non c'è molto da fare. Diciamo che vai o al bar o vai a messa. Allora diciamo che il prete, per limitare il fenomeno dell'alcolismo, celebra 12 messe al giorno. Aiuto per i giovani. Sì, per i giovani. Sì, sì. Solo che a forza di celebrare, di bere il vino dell'Eucaristia, è diventato alcolista anche lui. E dove infatti c'è... adesso celebra la messa al bar. È la chiesa che va incontro alla popolazione. Sì, sì, infatti lui si chiama Don Gianni, ma ultimamente lo chiamiamo Don Perignon. Salutiamo Don troppo. Gianni. Diciamo che è complesso come problema, purtroppo. Cosa c'è da ridere? Niente. Non anche. E qui... Stai calmo. Sono emozionato, business. Business. Allora diciamo che siccome io sono più trendy, più evoluto, io invece ogni settimana vado a fare... Grazie! È il gruppo, è uno di Brescia, sono i bresciani, ci sono i bresciani. È un mio compaesano. Vado a fare dei giri a Brescia con i miei amici. Questa settimana sono andato con Herpes e Vodafone. Sono due soprannomi, sì. Vodafone perché lo chiamiamo? Vodafone lo chiamiamo così perché come corporatura è un po' robusto. Allora ovunque si metta è tutto intorno a te. Herpes perché? Herpes è una questione delicata e lui là in fondo. Ecco. Lasciamolo là in fondo. Allora okay. Diciamo che siamo andati con la macchina di Herpes, che lui aveva tolto la targa dalla macchina, un tipo strano. Perché? Perché l'ha fermato i carabinieri e gli hanno chiesto perché ha tolto la targa dalla macchina. E lui ha risposto perché oggi c'era la circolazione a targhe alternate. Non mi ricordavo se potevano circolare quelle pari o quelle dispari. Così ha detto? Sì, allora l'ho tolto completamente. Così diciamo che non ho ragione, però non è anche completamente torto. Purtroppo. Sono emozionato, Bisi, sono molto emozionato. E i carabinieri cosa gli hanno detto? I carabinieri prima l'hanno guardato male, poi hanno detto, è giusto, l'ha lasciato andare. Ci sono cascati, i carabinieri bresciani sono un po'. Siamo così. Andati alla discoteca Madison di Brescia, c'era una serata culturale. Ah. Sì, con i ragazzi del Grande Fratello che si prendevano a torte in faccia. La cultura. C'era anche il sosia di Costanzo che diceva boni, così. Il sosia di Costanzo. Insomma, per entrare dovevi rispondere. Peccato che non sono potuto venire, guarda. In effetti, purtroppo si è notata sera... la tua assenza. Guarda, mi spiace. Diciamo che per entrare c'era la selezione, dovevi rispondere a delle domande di cultura generale come avrebbero risposto i ragazzi del Grande Fratello. Ossia. A me hanno chiesto qual è il futuro di vivere. Io ho risposto, lo scopriremo solo vivendo. Quindi molto, diciamo, molto avanti anche come risposta. Sono emozionato, Brigitte. Purtroppo. In effetti... E loro cosa ti hanno detto? È giusto o sbagliato? Hanno detto, è giusto. E insomma, erano dei carabinieri. Sì, carabinieri. Ci abbiamo provato con tutte le ragazze, con nessun risultato. Cioè? Perché diciamo che per noi quando andiamo al Madison trovare una ragazza che ci sta è come per Albano quando torna a casa a trovare la moglie. Allora siamo tornati a casa da soli, con grande amarezza e solitudine, come dice il proverbio, col sorriso sulle labbra, la morte nel cuore e il funerale nelle mutande. Vabbè. Ciao a tutti da Peter! Purtroppo. Ciao agli amici di Brescia! Ciao Brescia! In effetti, ciao Brescia, sono emozionato! In effetti! Ciao Vinus! Ti bacio, sei il mio idolo! Ciao a tutti da Peter! Ciao Peter! Ciao Philip, ciao Madison!